un report della CISL sottolinea nei primi 5 mesi dell'anno gli infortuni sul lavoro sono diminuiti del 18%, ma a Mantova contrazione inferiore rispetto alla media regionale e a quella nazionale. Nei primi 5 mesi dell'anno diminuiscono del 18,1% gli incidenti sul lavoro. A sancirlo, dati INAIL e a sottolinearlo l'ufficio studi della CISL. A maggio 2023 gli infortuni sono decrementati rispetto ad aprile 2022, passando da 485 a 442, con un calo di 43 casi, pari al 8,9%. Il raffronto gennaio-maggio 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente registra una diminuzione di 473 casi. 2.612 infortuni a gennaio-maggio rispetto a 2.139 del 2023. Se questo calo degli infortuni è un segnale positivo, resta che la media provinciale è comunque inferiore a quella regionale, che fa segnare un calo degli infortuni del 24,4% e di quella nazionale con un calo del 24,1%. Quindi anche a Mantova si registra una contrazione degli infortuni, ma questa è inferiore a quella regionale e a quella nazionale. Quanto ai vari settori, si osservano decrementi degli infortuni in occasione di lavoro in quasi tutti i settori produttivi, in particolare nei servizi, con meno 32%, dove sanità e assistenza sociale sono decisamente meno colpiti da contagi di Covid degli anni scorsi, nell'industria meno 6%, nell'agricoltura meno 8% e nell'artigianato meno 3%. Per quanto attiene gli infortuni mortali, in provincia si riscontra un'importante diminuzione, passando da 6 a 2 eventi mortali. Il dato lombardo ha riscontrato un aumento degli infortuni pari a più 16%, mentre a livello nazionale è stato un calo pari a meno 1,6. Le malattie professionali in questi 5 mesi dell'anno hanno registrato una crescita: 66 casi a gennaio-maggio 2022 contro i 75 casi dello stesso periodo del 2023, pari ad un incremento del 13,6%. Viceversa, il trend regionale del 23,4% e quello nazionale di più 22,5%. Se il confronto effettuato in questi 5 mesi dell'anno, scrive la CISL, presenta una dinamica di contenimento degli infortuni rispetto al 2022, dall'altro il dramma dei morti sul lavoro non è debellato e si riscontra una crescita delle malattie professionali. È del tutto evidente sul fronte della sicurezza e della salute sui posti di lavoro, prosegue la sigla, che la situazione è tutt'altro che rassicurante.